Quando una squadra che ha scarse risorse tecniche come è la Nice di quest'anno non sfrutta le poche occasioni da rete che riesce a creare nell'arco della gara, è normale che l'avversario di turno, oggi il Noto, riesca a uscire indenne dal Tomaselli, addirittura con il rammarico di non avere chiuso la partita a proprio favore quando avrebbe potuto. Partita nervosa tra Nice e Noto, con risultato finale ad occhiali che rallenta la risalita dei biancoscudati. Sono stati i locali di Marra a tentare la via del gol al quarto minuto con Buttigè, con un velenoso tiro cross. Al 26esimo con un tiro basso di Sassano, ribattuto da Piazza, e al 30esimo con un tiro lento ma diabolico di Rabbeni che il portiere netino blocca senza difficoltà. Il Noto si sveglia nel quarto d'ora finale prima del riposo. Al 34esimo è il portiere nisseno Novembre a salvare di piede sui Meri, mentre al 38esimo si fa vivo Villa che però commette fallo su Cirilli. Al 41esimo è ancora Villa a concludere a rete, ma Novembre chiude bene lo specchio della porta. Al 44esimo infine Villa serve Fontanella, ma il tiro a rete è deviato in angolo da un difensore. Ripresa più emozionante. Alle prime due incursioni del Noto, al quarto minuto con Fontanella che impegna Novembre con un colpo di testa ravvicinato e al 18esimo con Serrapica che impegna ancora Novembre in uscita, la Nissa replica al 23esimo con Bruno, ben servito da Avola, che però calcia alto. L'ultima palla gol degli ospiti la convenzionano Villa e Imeri al 29esimo con Novembre che tocca il pallonetto del Netino. La palla finisce sulla traversa e Di Marco arriva prima di tutti per sventare la minaccia. Il finale è tutto dei nisseni, che tuttavia non ce la fanno a battere Piazza. Al 32esimo ci prova Bruno dal limite dell'area, ma la palla finisce poco oltre la traversa. Al 42esimo ancora Bruno, conclude a rete una bella trama, ma Piazza salva con una prodezza. Al 46esimo ci prova Avola sul calcio di punizione, ma la palla finisce di poco fuori. Al 47esimo Piazza lascia smorzato in gola l'urlo dei tifosi locali su conclusione a rete di Di Marco. La Cireale da Adrano torna con un buon punto e la solita dose di amarezza per gli altri due sfumati, stavolta anzi buttati al vento nei minuti di recupero, fallendo due gentili concessioni dei biancazzurri locali. Nel sabato prepasquale di campionato Massimo Gardano si ritrova senza sorprese di Pasqua positive. Fascetto non recupera e non viene convocato, Dumitrasco e Intelisano sono scesi in campo il giorno prima con la Juniores, Iannelli e Lombardo sono a mezzo servizio e vanno in panca, Largo al tridente mobile, Savanarola e Iello Godino con Silvestri e Vezzosi coppia centrale di difesa. Nell'Adrano invece assenti Torcivia e Caputa infortunati e Cunzolo squalificato, Pippo Strano va sul tradizionale 4-4-2 con Montella e Pagano esterni di difesa, Pasca Calabrese tandem offensivo. Arbitra il signor Micheli della sezione di Padova, dopo 3 minuti Di Mauro prova a sorprendere Zelletta che risponde presente e così al 12esimo al primo vero affondo della partita, strano ma vero, la Cireale passa. Trovato sguscia via sulla sinistra, Lingua Glossa non è impeccabile nell'uscita, Savanarola ringrazia, insacca e firma il 7° centro in stagione che vale il momentaneo 0-1. Passano un paio di minuti e i Gardano Boys avrebbero pure l'opportunità per raddoppiare se non fosse che Lingua Glossa neutralizzasse una punizione bomba di Aiello. L'Adrano cerca di reagire, ma i Granate intasano gli spazi e concedono davvero poco, raggomitolandosi nella propria metà campo e ripartendo con l'intenzione di far male. Al 20esimo da fuori area Calabrese non impensierisce Zelletta, poi 13 minuti dopo però lo stesso 11 biancazzurro scappa via a Vezzosi e timbra il palo. Stavolta che qualche grattacapo lo crea. La gara complessivamente continua a viaggiare sui binari dell'equilibrio, ad accenderla al 41esimo è la doppia espulsione in contemporanea dei due tecnici, Gardano e Strano, che escono dal campo a braccetto. Il clima pasquale è già nell'aria ma non per l'arbitro. Fuori intanto Mautone, la caviglia fa male, dentro Lombardo e ad inizio ripresa Strano lascia negli spogliatoi il giovane Malvuccio per inserire Sant'Angelo. Il vento ora picchia davvero forte e all'ottavo, forse anche per una traiettoria resa beffarda da Eolo, Zelletta buca l'uscita sul primo palo favorendo il pareggio dell'Adrano con Di Mauro che segna il quarto gol in campionato, il più facile forse dell'intera carriera. Vantaggio annullato per la Cireale, tutto da rifare e per di più controvento. Al 17esimo trovato lavoro un altro buon pallone sulla sinistra, Savonarola si avvita ma manda alto, poi un minuto dopo su un altro traversone della fascia lo stesso Folletto Accese ed Aiello non riescono ad intervenire. E la Cireale
geniale a fare la partita. L'Adrano si chiude e riparte come al ventesimo, quando gli uomini di Strano sprecano un favorevolissimo 2-1. Arriva il momento di Giannelli, che entra al 26esimo per Godino. Strano due minuti dopo esaurisce i cambi, Berbiglia e Arena per Catania e Strano. Al 31esimo trovato a terra in aria, giallo per simulazione, poi al 34esimo Di Mauro da distanza siderale, palla alta. Gara affollata come il vento che la fa da padrone. Al 37esimo altro contropiede dei locali, stavolta Calabrese arriva al tiro ma manda sull'esterno della rete. Il 90esimo si avvicina, l'Adrano si accontenta del pari ma nei minuti di recupero si appisola. Prima su Savonarola che perde l'attimo per calciare, serve al centro Panipinto che con la testa non inquadra la porta. Poi al 92esimo ancora con Savonarola che invita al gol Zumbo, il quale fallisce un clamoroso rigore in movimento. Finisce 1-1 così, senza farsi male. Un punto che serve più all'Adrano che alla Cireale, però, che torna a casa imbattuta ma rammaricata. C'è da sudare e soffrire ancora per la salvezza, fino all'ultimo, fino in fondo. La partita perfetta nella giornata giusta e Cosenza strapazza il Messina e avvicina l'Interreggio sconfitto a Sant'Antonio Abate. I lupi non falliscono la grande occasione che offre il calendario a 5 giornate dalla fine. Nonostante l'assenza di Mosciaro, costretto al forfè da un problema virale, gioca una gara spavalda contro la co-capolista virtuale. Napoli azzecca le scelte, rossoblù partono all'attacco, pressando l'avversario e collezionando palle gol, come se i siciliani fossero solo uno sparring partner. Per il Messina di inossidabile corona, solo qualche azione in mischia e un calcio di punizione. Niente di più, perché Cosenza va a mille e dà l'impressione di poter sbloccare la gara da un momento all'altro. Il vantaggio arriva al 42esimo, una palla rubata al capitano Coppola diventa l'assist per Giovanni Longobardi, che ormai ha trovato la strada giusta per andare a rete. 1-0 e Cosenza alle stelle. La ripresa si apre con un'altra chance per l'attaccante campano, servito da Arcidiacono, ma il gol del raddoppio è un affare per il capitano Parisi, che in scivolata mette dentro il pallone calciato da Variale. Partita chiusa, neanche per sogno, anche stavolta il Cosenza concede un po' di speranza all'avversario che con impagliazzo riduce le distanze tenendo in bilico il match. È il momento più incerto della gara, il Cosenza prova a chiuderla, Corona si sforza di riaprirla. Romano in palla, ispira i compagni, Arcidiacono viene anticipato di un soffio, poi sul lungo lancio del centrocampista Longobardi si presenta davanti a Rossi Pontello che tocca con la mano fuori area, espulsione inevitabile e dentro Cecere. Il Messina gioca il tutto per tutto ma non sfonda e allora saltano i nervi a Grillo che falcia Marano al 100esimo dribbling. 9-11 il destino è segnato, Marano, Ciano e Fiore confezionano il 3-1 per Arcidiacono che esulta con il mitra e becca il giallo. Un lancio di potestio al 50esimo offre all'attaccante catanese l'occasione per scavalcare Cecere e siglare il 4-1. Spettacolo e gol da replicare nella prossima gara casalinga con il Licata. Nel sabato santo di Pasqua anche il Sant'Antonio Abate cerca la sua resurrezione. L'avversario è il più proibitivo in assoluto, la capolista Interreggio. Serve una super prestazione per i giallorossi di Cimino, fenomenali in Coppa Italia dove hanno guadagnato la finale, discontinui e volubili in campionato. Esordio nei giallorossi per Dedi Lectis, difensore ex Real Nocera, arrivato in settimana. Inconveniente ad una rete prima del fischio d'inizio, immediatamente risolto. Il copione della gara apparentemente sembra provenire dalla penna di Molière, dato che avara di emozioni e bel gioco, almeno nella parte iniziale. Al 22esimo minuto primo sussulto con l'Interreggio che sfera il vantaggio, cross a rientrare dalla sinistra, parabola mal interpretata dal portiere Della Pietra, palla ributtata al centro dove c'è Capitan Daniello che per fortuna dei giallorossi si rifugia in corner. Sul ribaltamento di fronte primo piccolo squillo dei padroni di casa, giocata sublime di Sifonetti che lancia in contropiede vitale, il bomber fa quasi tutto bene perché ritarda il momento della conclusione facendosi recuperare dalla difesa bianco-blu. Al 34esimo scappa via Impallari, il numero 9 va in fuga nell'area abatese ma è bravissimo in uscita Della Pietra a ridurgli l'angolo di tiro. 60 secondi più tardi contropiede fulmineo per il Sant'Antonio Abate che costruisce la più grotta chance della prima frazione. Sifonetti vede l'avanzata di Angelino e lo serve con un pallone morbido in area di rigore. Il giovane numero 7 prova il lob che scavalca il portiere ma non l'ultimo difensore calabrese che sventa 1-0 giallorosso togliendo il pallone dalla porta. Si va all'intervallo sul risultato di parità. Con le immagini di Antonio Vaiano viviamo in sintesi
mesi le emozioni del secondo tempo. Curiosamente ad inizio ripresa ci sono problemi con l'altra porta, evidentemente le nuove reti tricolore non sono state montate benissimo. È sempre ping pong tra Interreggio e Sant'Antonio Abate, la capolista prova a pungere con Ungaro in proiezione offensiva, i giallorossi rispondono con Vitale imbeccato in verticale da Sifonetti, la cui conclusione di sinistro è miracolosamente sventata da Cutrupi. Da poco dopo c'è la magia di Sifonetti che sblocca il risultato, è il vantaggio che fa impazzire il Varone, l'1-0 che rompe gli equilibri è una punizione stratosferica che termina armoniosamente nell'angolino alto, bellezza da riapprezzare al replay quella di Peppe Sifonetti. Al 24esimo i giallorossi sfiorano il raddoppio, cross di Russo e quasi autogol di Taverniti, al 31esimo ospiti ad un passo dal pari, il neo entrato Eseo la prova in estirata di insaccarla sul palo più lontano, la sfera termina l'MLM al lato quasi trasportata dagli occhi speranzosi dei tifosi abbatesi. Al 37esimo miracoloso della pietra di Stinto sulla schiacciata aerea di Ungaro, sul corner che ne segue salvataggio sulla linea di Daniello, il Sant'Antonio Abate difende il vantaggio di misura con le unghie e con i denti e ce la fa nonostante 7 minuti di recupero, vittoria stra importantissima per il Sant'Antonio Abate